family con Pepios. Ciao. Oggi andremo a provare il KFC, o come si dice a noi, UKFC peggiore di Bari, se non della Puglia, secondo, bel messaggio, le recensioni di TripAdvisor. Ma chi ti scrive? È la mia amante. A quanto pare forse ce n'è solo una, ma non lo so. E ha praticamente 2 stelle su TripAdvisor, sì. Ma le recensioni sono paurose. Leggiamo alcune insieme. Mai più. Mai più. Mai più. Oltre ad essere sporchissimo, pulizia zero. Il pollo era crudo. Pessima esperienza. Siamo venuti per fare contento mio figlio. Mo figlio. Lo rifaccio. Siamo venuti per fare contento mio figlio, il quale è rimasto delusissimo. Poverino. Siete un escremento. Io non ho mai visto delle recensioni così. Mangiato uno schifo. Cibo di pessima qualità. Dopo aver finito di mangiare, dolore di stomaco allucinanti. E dopo abbiamo pure vomitato. Sarete denunciati per bere. Farò agire le forze dell'ordine. La miseria. Madonna ragazzi, che cos'è? Hai mai visto una roba del genere? Uno schifo. Meglio mangiare nel porcile che lì dentro. Ma come ci fa? Questo posto è uno schifo, tra parentesi. Uno sballo. È uno sballo, mi piace. Personale scortese, pollo crudo, tavoli sporchi, prezzi elevatissimi. Ma i prezzi sono sempre quelli, cioè sono tutti in tutta Italia. Ma non era mai andato a KFC. Ma, se non volete essere truffati, andate al Mac 200 metri più avanti. Signor KFC, noi ci discostiamo da tutto questo. Anzi. Signor KFC. Cioè, signor del pollo. Questa recensione ve la dobbiamo leggere, perché anche se è su Google è qualcosa di incredibile. Una stella. Esperienza obrobriosa. Arrivati alle 22, prima ci puliscono il tavolo per mangiare e 5 minuti dopo ci intimano ad andarcene perché alle 23 chiudono. Top. Il pollo eccellente, ma nella foto allegata, a quanto pare, ci hanno aggiunto una bustina misteriosa nella Coca-Cola. Ditemi voi, io non ho un complotto per far chiudere il KFC a Bari o c'è qualcosa che non va. Andiamo a vedere. Io direi che ci prendiamo specialità del colonnello. Ci prendiamo tipo un box e un menu bucket. Beh, sì, perché soprattutto il pollo dobbiamo provare. Esatto, quindi prendiamo questo. Ok. E l'insalata anche. Abbiamo preso praticamente tutto ciò che si può prendere nel menu senza ripetizioni, diciamo così. 34,50 euro. I commenti saranno veritieri o no? Spero di no. Non c'è nessuno. Sono le 10:58? Sì. Vediamo in quanto tempo ci arriva tutto. Siamo quasi gli unici, quindi. Tranne una ragazza dietro di te. Beh, voglio dire, dai. Dai, il posto sembra pulito. Abbastanza pulito. Forse perché è mattina. Per ora mi ha detto c'è da attendere. Forse devono preparare. Siamo solo noi comunque. Però può essere positivo perché magari, capito, cioè devono preparare un nuovo. Momento. Ok. La sporcizia forse è vero, eh. C'è tipo, guardate qua, il pavimento è mattina, non c'è nessuno. Il pavimento è appiccicoso. Comunque diciamo che tutto sommato, almeno per il resto, sembra abbastanza pulito, tranquillo. Sì, cioè, è pure il tavolo. Cioè, ovviamente noi siamo i primi, però. Un commento diceva che c'erano le ragnatele e polvere. Possiamo confermare che c'è molta polvere. Vabbè, però c'è da dire che magari anche negli altri è così, cioè, non è per forza il questo. Vabbè, noi stiamo confrontando. Però, almeno ciò che vediamo, perché magari, tipo, al McDonald's io non ci faccio molto caso, ora perché lo so che ho letto i commenti, quindi sto dando più attenzione. È arrivato tutto. Quanto abbiamo aspettato? 12 minuti. Diciamo, dai, poteva andare peggio. Sì. Vuol dire che forse hanno preparato ora tutto. Tutto adesso. Il dolce. Ma perché dobbiamo partire dal dolce? Perché se no si scioglie, poi come lo mangiamo? Tutto al contrario nella vita del Pepios. Ragazzi, ma si scioglie. Uguale, penso. Penso pure io. Perché penso che è la macchinetta che faccia tutto. Questo è identico. Ok. Allora, l'insalata, la specialità di Graziana. Sinceramente non sembra male, eh. Cioè, è un po' povera. È vero, pure io l'ho notato. Cioè, l'insalata non c'è. Sì. Allora, sinceramente a me non sembra pollo fritto. È un po' cattone. È vero. Dai. È anche freddo, tra l'altro, ma. Però non so se con l'insalata è così, eh. Cioè uno mi chiede se ti è piaciuto, no. È che non è buono. Cioè, rispetto questa... agli altri che era tutto sì, buono. Sì, però magari è l'insalata. Proviamo le altre cose, perché può essere che c'è differenza. Crudo non è crudo. È un po' secco. Per me. Non è di oggi, è tipo riscaldato, rifritto, ma non di oggi, perché io l'ho mangiato il KFC anche all'estero, a Roma, non è così.
È vero? Cioè, io mi ricordo quando abbiamo preso per il menu tutto intero, era buonissimo. Fammi assaggiare questo qua, che è un altro tipo. No, la grazia. Almeno allora, questo. Ragazzi, io ve lo giuro, non sto facendo finta, ve lo giuro. È il pollo che tu hai riscaldato il giorno prima. Ma io credo che si vede, guarda. Non fa crocco. Come si dice a Bari? Inghiumato. Tra poco ci cacciano da qua dentro perché stiamo sentendo tutto. Cioè, devo dire, meglio del primo. È meglio del primo, però capito, io lo mangio. Però non è che dici, oh buonissimo, ci ritorno, capito? Quello intendo. Questo commento qui diceva che anche la Pepsi o le bevande qui non erano buone. Come sono? Non è vero. È buona? Sì, sì. Pepsi, normalissima. Non è annacquata? No, no, quella del Mac, da dove è annacquata. Qui devo dire che la Pepsi... Devo dire che anche le patatine mi aspettavo peggio, però secondo me si possono mangiare. No, secondo me no. Meglio del pollo, sicuro. Che cos'è? Mai visto. Ma è solo uno. Due. Formaggio. È buono, ma sono sicuro che questi sono tipo nel freezer. Vabbè, sì, per forza. Sì, cioè, ovviamente. Questi qua so perfettamente come sono, perché a Londra mi sono completamente distrutto. Cioè, ho ordinato non so quanti di questi, me li sono divorati. Sono crudi. Allora, dimmi se non ho ragione. È vero? Scusa, ma dentro non sembrano crudi, cioè non sono rosa. No, fa freddo dentro, eh? Beh, è strano. No, crudo, è crudo. Questo è il Colonel. Io mi ero innamorata di questo panino nell'altro video. Nel video dove prendiamo tutto il menù. Dimmi che è buono, ti prego. Beh. È buono? Ma penso perché è il tutto. Ma guarda il giovinetto. Perché? Il pollo è duro, è fibroso, filamentoso, come lo devo spiegare? Cioè, è duro, in gomma. Non c'è altro termine. Non è che non si può mangiare, non è buono come gli altri. Perché il panino io me lo finisco, ma non è buono, che dici... Oh. Rispetto a quello dell'altro KFC non c'è paragone. No, assolutamente. E questo invece è il bagno tanto discusso nelle recensioni perché è sporco. Ora vediamo. Bah, vi devo dire ragazzi, io sarà che è mattina ancora, però in realtà tutta questa sporcizia non è che la vedo, eh. Cioè sì, vabbè, è un po' sporco, però negli altri bagni tipo McDonald's ho trovato di peggio, molto peggio. Bagno approvato, ragazzi. Allora, da 1 a 5, che voto daresti? 2. Oh, boom! Però c'è da dire che almeno le commesse sono stramiga gentili. Sì, sono state gentili. Quindi almeno lì non ci possiamo dire niente, sono molto educate, brave, quindi lì top. Però, visto che poi qualcuno può dire... andiamo all'altro KFC, sì, quello buono, e confrontiamo, perché magari può essere che noi siamo un po' stupidi e non ci ricordiamo. Ed è molto probabile. Siamo all'altro KFC, dove vi ho detto che abbiamo preso tutto il menù, e già abbiamo notato una cosa, raga. Non so, siamo noi? Siamo noi? E manca di più, sì. E di più l'insalata. Sì. Bah, io non riesco a capire. Tra l'altro è arrivata subito, anche se più pieno dell'altro, in 2 minuti è arrivata. Sì, molto veloci. Dai, è di più, raga, ma è di più. Ma guardate, ma che è? Non c'era proprio l'insalata lì. Assaggio. Allora, assaggiamo il pollo. È uguale. Peggio. È peggio. È peggio. Oh mio Dio. Questo è più vecchio di quello che abbiamo mangiato lì. No, dai, che cavolo. Prova, dire. È leggermente secco. Ma com'è possibile? Ero convinto di andare diretto. Ho detto, vabbè, questo sarà più buono, sicuro, perché l'ho già mangiato. No, ma cazzo. Peggio dell'altro. Ovviamente non buttiamo niente, lo mangiamo lo stesso, anche se diventeremo dei trichechi. Questo è buono. Questo è buono, ragazzi. Questo è top. Veramente, questo è qualità. Beh, non c'è paragone col panino di ieri. È caldo, croccante il pollo. E non è secco, no, quella è la esatto. Cosa. Dai, alla fine, tutto sommato, io pensavo che sarebbe stato peggio. Sì, infatti. Anche perché poi alla fine su Google aveva 4.5 stelle. Sì. E solo su TripAdvisor che aveva il suo problema. Sì. Comunque, se volete che andiamo magari nei ristoranti peggiori di Bari o dintorni, superate i 20.000 like. Però dovete farlo, se no non lo facciamo. Eh certo. Cioè, noi soffriamo molto, per voi. Molto. Ciao, ragazzi. Ciao. A sabato.